E buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti con questo Bitcoin che ci dà il buon inizio settimana con un all time high settimanale per l'appunto, ma pur sempre all time high, a noi piace poterlo dire, gridare all time high è una delle cose più belle del mondo e quindi noi lo gridiamo lo stesso, anche se di fatto non è l'all time high vero, però è quello su time frame settimanale ed è già qualcosa, è come dire una ciliegina in più sulla situazione bullish che si sta sviluppando nelle ultime settimane, ma anche negli ultimi mesi in verità, e di fatto siamo andati a riprenderci entrambe le resistenze, quella 57.500 e quella 60.000. E al momento, sempre guardando su un time frame settimanale, poi andiamo, devo anche tagliare i capelli, lo so, poi andiamo a guardare anche i time frame un po' più ravvicinati, ma per adesso sembra appunto un breakout e un retest. Ci troviamo un po' compressi in quest'ultima area, l'area appunto tra il top settimanale e la shadow che poi rappresenta il top giornaliero. Quindi, se ci rimaniamo dentro, se convalidiamo un po' questa struttura, beh, caspita, questo diventa assolutamente un possibile setup da provare anche per un'operatività eventualmente speculativa. Comunque, questo era solo per iniziare, ve l'ho detto, infatti ho qui il mio bicchiere di acqua ghiacciata, che è un po' il mio, come dire, l'equivalente della doccia. Ovviamente durante le live non posso fare docce ghiacciate, quando vado in FOMO dovete sapere che quando sono troppo bullish, insomma, la temperatura aumenta, allora di solito mi butto sotto l'acqua ghiacciata per ritornare sulla terra e nelle live appunto mi utilizzo l'acqua come si può dire, come batteria di freddo, come refrigeratore, per evitare di iniziare a surriscaldare. Comunque, cavolate a parte, ci sono un po' di notizie, un po' di aggiornamenti come al solito, ma oggi lascerò soprattutto la parola a voi, anche perché vi ho fatto un brutto scherzo venerdì scorso, ovvero vi ho bidonato clamorosamente, ma ve l'ho detto con anticipo, quindi fate i bravi e seguitemi sempre su Telegram perché è lì che do un feed di tutto ciò che accade, quindi se c'è qualcosa che dovete sapere lo trovate sempre su Telegram, quindi se non mi seguite fatelo, è gratis, quindi non c'è nessun motivo per non farlo e quindi oggi, ripeto, lascerò di più la parola a voi, così potete chiedermi tutto quello che non mi avete chiesto venerdì, però prima, come al solito, un po' di news, un po' di cose le condividiamo. Allora, partiamo dalle serie o partiamo da quelle non serie? Allora, ma partiamo da quelle non serie, dai, così le liquidiamo in fretta. Allora, su Robinhood, che è l'app di trading, come dire, di retail per eccellenza, no? Dove, non so, ci sono basse fee, è un po' gamificata, quindi tutti i retail tradano lì, vuole listare Shiba Inu, probabilmente perché ha ascoltato questa telefonata, no? Perché questo bambino arrabbiatissimo oggi ha telefonato il support di Binance perché SHIB non pompava, ma lui sa che è un bel progetto e quindi ha detto: "Oh, ma che cosa state facendo? Fate qualcosa, teneteveli voi i vostri Bitcoin che faranno massimo 2 o 3 per, io voglio diventare ricco con 10 euro, questo voglio fare io". Quindi fate arrivare Shiba Inu a 1 dollaro. Scherzi a parte, cioè fino a un certo punto, perché questo spesso purtroppo è il mindset dell'investitore tra 12 virgolette su Shiba. E Robinhood ha colto la palla al balzo, ha detto: "Ci penso io, lo listiamo", bam, così è ripartito. Questo non cambia ovviamente la mia opinione su Shiba, che ci sta per fare la scommessina, lo sapete come la penso di questa categoria di coin, ma non lo vedo purtroppo come un investimento. Mi dispiace, ma per me è no. Comunque, questa era insomma, la parte meno seria. Andando avanti, invece, ho scoperto questi Genopets, non so come si possa pronunciare, in sostanza un altro videogame play to earn su Solana, di cui hanno lanciato i primi NFT su FTX US, però non quello internazionale, in questo periodo, ed è questo il motivo per cui li ho adocchiati. È una specie, diciamo, di Pokémon Go, cioè c'è dentro una componente move to earn, la chiamano, ovvero camminando si
fanno cose all'interno del gioco e di fatto si basa sull'avere questi pets, Ginopets per l'appunto, che possono salire di livello, maturare esperienza e poi si possono comprare, rivendere e ci si può fare varie cose. Sono state vendute le uova, come vi dicevo, su FTX US, c'è stata un po' la prima vendita di NFT, ci sono dietro investitori abbastanza, come dire, noti nel mondo Solana, in particolare Alameda. Qualcuno ormai odia tutto ciò che ha dietro dei VC perché dice che ci dampano in testa, qualcuno ancora lo segue, io ve lo condivido e basta. Vi dico già che al momento non detengo nulla né del loro token, che non so neanche se esiste, né dei loro NFT, e non ho intenzione di farlo, quindi non sono, questo è un disclaimer, che io sono assolutamente neutrale da ciò, ma ve lo volevo solo condividere perché secondo me, per chi segue il mondo play to earn, potrebbe essere interessante. Tra l'altro qui avevo visto uno schemino che adesso però l'ho perso completamente purtroppo, che spiegava un attimo come c'era un po' il flusso, perché c'è una parte free to play, quindi tu utilizzi il tuo Ginopet, ci fai cose, lo fai salire di livello, volendo lo rivendi, lo fai riprodurre. Aspettate che se ve lo ritrovo, magari, dunque, vediamo, perché era fatto bene, era anche abbastanza chiaro. Ginopets, eccolo, vediamo, Dunque, qua c'è la roba degli investitori. No, non era neanche qui. Dove caspita l'avevo trovato allora? Qua c'era la vendita su FTX. Non lo so, ragazzi, mi spiace, ma me l'ero pure... avevo tenuto aperto pure la scheda, me l'ero salvata, poi l'ho persa completamente. Niente, vabbè, ve la condividerò non appena la ritrovo, ma in sostanza si poteva giocare sia free, quindi senza dover acquistare per forza, che pagando, quindi pay to play, dove si poteva acquistare, vabbè, dei Ginopets particolari, i token, che hanno un token che si chiama... com'è che si chiamava? Mi pareva Key o qualcosa del genere... Dov'è il loro token? Niente, anche questo l'abbiamo completamente perso. Ottimo inizio, Luca, bravo, continua così che oggi siamo assolutamente sul pezzo. Niente, e comunque c'è il loro token che ha un particolare nome, ma ve l'ho detto, non me ne sono interessato più di tanto, ci sono delle quest, ci sono modi per farmare i token facendo azioni in game. Il game non è ancora partito, quindi siamo ancora in una fase beta, però secondo me è uno di quelli ai quali vale la pena tenere un occhio sopra. Ecco, vi volevo dire soltanto questo, senza dirvi ovviamente di fare i pin, anche perché non c'è nulla su cui fare i pin al momento. E basta, questo è quanto. Sì, non era qua lo schema. Comunque, niente, questa è una cosa. Seconda cosa, procuratore generale di New York che si schiera contro il lending cripto centralizzato, le famose CeFi. In particolare ha pubblicato due lettere che praticamente dicono, una lettera dice che due piattaforme, non si sa ancora quali, ma c'è un indizio, adesso ve lo faccio vedere, mi fa molto ridere questa cosa, devono smettere di fare l'attività che fanno, quindi è una lettera di cease and desist, come si suol dire, ovvero piantatela di erogare l'attività a New York. Attenzione, non è che chiudono queste piattaforme, è tutto inerente New York, lo stato di New York, e ad altre tre invece vogliono chiedere più informazioni, quindi ma come funzionate bene, per bene, perché vogliono capire se sono inquadrabili come security o no, le solite storie, no? Che in America c'è questa situazione, all'inizio era stata colpita, nel senso messa sotto indagine BlockFi, vi ricordate, no? Che nel New Jersey, mi pare, inizialmente, dove in sostanza gli era stato detto, ma tu mi sembra che vendi security, e BlockFi ha detto no, io non vendo security e sono pronto a dimostrartelo. Ha aperto un tavolo con i regolatori, è tutto rincorso, e tant'è che finora non c'è stato nessun tipo di provvedimento. Adesso è il turno di altre. Allora, qui ci sono due lending platform, come vi dicevo, che dovrebbero smettere le loro attività. Qui c'è una lettera che è, vedete, una lettera redacted, quindi con oscurato il nome. No, adesso l'hanno modificato, hanno messo cease letter. Prima c'era scritto Nexo, quindi
come dire, un indizio potrebbe essere quello, quindi con secondo quanto era intitolato qua sopra si chiamava prima Nexo Letter, avevamo fatto questa svista, non so se era un easter egg, non credo, mentre quest'altra, la seconda, Informational Letter, si chiamava Celsius Letter. Se andate a cercare su Twitter, sotto al tweet proprio che riporta questa notizia, trovate anche lo screenshot. Io avevo verificato e di fatto era così. E non so se qualcuno di voi, quando ha letto il mio messaggio su Telegram, ha verificato, ma qua c'era scritto Nexo sulla lettera SIS e Celsius su quella informational. Il settore delle CeFi è uno dei settori più interessato dalla regulation in questo periodo, perché di fatto offrono un prodotto che dà rendita e c'è un'azienda dietro, quindi è anche facile andargli a dire cosa state facendo, cosa che è più complicata con la DeFi. È nei piani dei regulator andare anche a investigare un po' meglio i business model della DeFi, però per il momento partono da qua. Che cosa succede? Devo scappare da Nexo, da Celsius? La risposta è no, perché non è che li fan chiudere, come vi dicevo, ma nel peggiore dei casi, la peggiore cosa che possa accadere è che smettono di fare la loro attività nello stato di New York, ovvero diranno non possiamo più fare l'onboarding di clienti di New York. Tra l'altro, prima davo un'occhiata al feed di Twitter e avevo visto, a parte Vitalik in versione femminile, mi fa sempre piegare in due ste foto, ma avevo visto una risposta di Nexo che diceva che nei loro termini e condizioni c'è già la specifica che loro non fanno onboarding di clienti di New York. Adesso non lo trovo più, probabilmente perché l'ho già letto. Comunque hanno detto che nel caso sono assolutamente disposti a parlare con i regolatori e a comportarsi poi in maniera compliante, anche perché non è che possono fare diversamente, no? La CeFi c'è un'azienda dietro, l'azienda deve seguire le regole, punto. Non ci sono se e non ci sono ma. Anche Celsius, se non ricordo male, aveva un paio di storie in corso con un paio di regulator, ma ci sta collaborando apertamente, quindi la lettera informational forse è proprio in questa direzione, nel senso anche negli uffici di New York vogliono capire meglio come funziona il loro business e se è inquadrabile come security oppure no, come comportarsi e quant'altro. Quindi vedremo, seguiremo un po' anche questo filone, poi altra cosa interessante, l'exchange crypto.com, attenzione, l'exchange non l'app, quindi non l'applicazione smartphone, ma l'exchange web, quindi la versione browser, quello dove ci sono dentro i derivati, dove ci sono dentro i trade spot e quant'altro, e adesso supporta la chain Arbitrum, quindi molto comodo per fare i prelievi direttamente su Arbitrum a fee pressoché nulle di USDC e anche Ether. Tra l'altro l'ho apprezzato molto che c'è Ether, perché di fatto, insomma, se si vuole una cosa che si fa spesso per passare dal layer 1 al layer 2 è utilizzare un exchange come bridge, diciamocelo, lo abbiamo fatto tutti. Chi è che per passare su Avalanche non utilizza Binance? Nessuno, ammettetelo. E anche perché se voglio passare Ethereum dal mio wallet ad Arbitrum, se adesso lo posso fare con crypto.com, io deposito sull'exchange, prelevo su Arbitrum e avrò speso qualche dollaro. Se invece utilizzo i bridge, lì partono delle sassate da $40-50 di gas fee. Quindi ci sta che uno utilizzi il CEX, anche se eticamente non è corretto, però alla fine io $50 di fee, se posso evitare di pagarle, lo evito molto volentieri. Quindi vi condivido questa notizia e spero che questo trend, no, di integrare più chain e più layer si espanda sempre di più e insomma coinvolga sempre più token e sempre appunto più chain. Per adesso sono solo USDC e Ether, ma verranno poi estesi anche ad altri token e coming soon to the exchange app, quindi anche sull'app smartphone arriverà, ma non ancora. Ultime due notizie, Grayscale, adesso si parla solo di ETF, visto che in questi giorni partirà il primo che però è un ETF con sottostante futures, quindi non è proprio quello dei sogni, cioè, a parte che io non capisco sinceramente prendere posizione su un ETF che ha sottostanti futures, che sono comunque uno strumento speculativo, cioè l'ETF
È uno strumento di investimento per definizione, non è speculativo. I futures sono speculativi e quindi, vabbè, da un lato lo capisco se uno è un istituzionale che non vuole esporsi a bitcoin fisici, non li vuole acquistare, non vuole impegnarsi nella custodia e quant'altro, però un ETF sui futures, cioè, boh, non lo so, è un po' un prodotto sintetico di fatto e quindi non crea buying pressure su Bitcoin, non detiene il fisico, il Bitcoin fisico, il sottostante, no? Perché un ETF fisico, se qualcuno acquista delle quote di questo ETF, l'ETF deve detenere al suo interno, nel suo vault, dei Bitcoin pari al controvalore delle quote emesse. Il sottostante fisico è esattamente questo. Il sottostante future invece significa che l'ETF che viene venduto, che viene proposto e le quote di tale strumento utilizzano come sottostante uno strumento derivato. Quindi, che ne so, se un ETF vale un contratto e un contratto è un Bitcoin, un future, allora significa che una quota di questo ETF costerà adesso $61,900, ma non è che c'è sotto un Bitcoin, c'è sotto un contratto speculativo future, quello del CME in particolare. E quindi è abbastanza neutrale sul mercato, non lo so, non dovrebbe avere particolari effetti, tutto sommato. Diverso è per l'ETF spot, visto quanto abbiamo appena detto, e Grayscale è uno dei primi, adesso ce ne sono già alcuni in ballo, ma Grayscale è uno dei primi che si è aggiunto proprio ora e vuole convertire il suo fondo, che è uno dei primi fondi erogati di fatto su Bitcoin fisici, il Grayscale Bitcoin Trust, lo vuole convertire in un ETF, quindi ha fatto l'application alla SEC, c'è da aspettare i canonici 75 giorni, dopo i quali la SEC lo rimanderà, dopo i quali in teoria dovremmo avere una risposta oppure un prolungamento del tempo che la SEC si prende. Comunque è solo questione di tempo, dai, diciamocelo, ormai lo abbiamo capito, anche gli ETF fisici arriveranno e che dire, molti li stanno aspettando, adesso anche Grayscale è uno dei più accreditati, quindi mi aspetto, non lo so, a me viene da pensare che non lo posticiperanno neanche, però vediamo, 75 giorni cos'è? 2 mesi e mezzo, vuol dire novembre, dicembre, per fine anno, Natale, dai, regalino di Natale Grayscale, facciamo così. Ultima notizia, che mi piace parecchio questa, veramente tanto, Terra e Abracadabra che si mettono insieme e hanno in mente varie collaborazioni. Allora, ciò che c'è di fondo è quello che mi piace di più, perché Terra e Abracadabra sono due progetti che hanno una sinergia, cioè la stablecoin decentralizzata. Terra ha UST, sapete come la penso su UST e su Terra, Abracadabra ha MIM, Magic Internet Money, che è collateralizzata da degli yield generating asset, ne abbiamo parlato, abbiamo fatto anche il video dedicato. Poi, se queste sono le uniche vere stablecoin decentralizzate con la D maiuscola, perché il sottostante è davvero decentralizzato. Poi c'è DAI, che dovrebbe essere una stablecoin decentralizzata perché anch'essa è basata sui CDP esattamente come MIM, ma sono CDP, ovvero dei debiti, no? Io deposito Ethereum, $1,000 di Ethereum, genero $500 di DAI, fin tanto che riesco a tenere, cioè, un collaterale sufficientemente grande di valore per supportare la quantità di DAI emessi. Non è che posso generare valore dal nulla e quindi questo è il tema la sovracollateralizzazione, perché ho più collaterale dei DAI che richiedo, però io rimango esposto a Ethereum e ho richiesto DAI in cambio. Il problema di DAI è che è collateralizzato al 50% da USDC. USDC, USDT, PAX, BUSD, TrueUSD, eccetera, 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 sono stablecoin centralizzate. E quindi uno dice, bene, diventiamo matti a parlare di DeFi e le piattaforme di qua e le piattaforme di là, e poi la metà della liquidità è in una stablecoin che è centralizzata o riconducibile a essa? È un controsenso. Perché? Perché i regulator, se vogliono andare a rompere le scatole, a regolamentare le stablecoin, e ci potete giurare che lo faranno, se dicono, bene, adesso USDC non lo potete più usare per fare le vostre robe strane sulle piattaforme, sui DEX e mica DEX, lo possono fare perché USDC fa capo a un'azienda che è Circle e quindi Circle deve obbedire a quello che i regulator gli dicono.
E lo stesso vale per Tether, lo stesso vale per Paxos, BUSD, anch'essa erogata da Paxos, quindi stiamo parlando di centralizzazione. E poi comunque USDC, USDT, se ti vuole censurare, blacklistare, frizzare, tutte quelle belle cose, lo fa senza problemi. Se arriva qualcuno che fa una, dice guarda, quell'address lì frizzatelo perché ci devo indagare, loro te lo frizzano subito. Poi dire è giusto, è sbagliato, non sta a me a dirlo, non voglio assolutamente, come dire, pontificare su questo, ma una cosa è ovvia e oggettiva, c'è una componente di centralizzazione. Su questo non si può discutere. Vogliamo una stablecoin centralizzata o vogliamo una stablecoin decentralizzata? Cioè, la DeFi su cosa deve reggersi? Ditemelo voi, perché magari, non lo so, ho bevuto troppo e non me ne rendo conto, ma secondo me le stablecoin decentralizzate sono la colonna portante della DeFi, se no che la parte D doveva finire nel nulla. E quindi Terra, io sono bullish su Luna soprattutto per questo motivo, ve l'ho detto infinite volte e la mia visione non cambia ovviamente. Magic Internet Money e Abracadabra mi affascinano tantissimo, nonostante non ho ancora una posizione in SPEL, e ve l'ho detto, proprio per questo stesso motivo, perché è un prodotto palesemente migliore di DAI, cioè non c'è tanto da girarci intorno. È meglio in tutto e per tutto, perché è più efficiente, ci sono più collaterali, è cross-chain, il collaterale genera interesse, quindi è veramente tutto il massimo che si può ottenere dalla DeFi. Io sono estremamente bullish su questi progetti. Non detengo SPEL perché mi sembra molto esteso e devo ancora capire bene alcune cose, però sono veramente bullish su questo progetto, al di là di tutto. E quindi vedere due progetti che secondo me sono tra i migliori al momento nell'ambito DeFi collaborare, cioè è il massimo dei massimi per entrambi. Tra l'altro io sono ancora più gasato su entrambi. Come funziona la collaborazione? Allora, innanzitutto, vabbè, qua Daniele, io ho parafrasato la sua frase, ovvero che dice che sono le stablecoin decentralizzate il futuro della DeFi, eccetera, eccetera. Quindi l'obiettivo è di portare queste stablecoin su tutte le chain, quindi MIM su Terra, UST su, come collaterale su Abracadabra e sulle altre piattaforme, eccetera, eccetera, eccetera. Giusto per darvi due numeri, guardate, UST al momento è quasi 3 miliardi di market cap, MIM 1 miliardo e 7, adesso forse è già 2 anche oggi, e DAI è 7 miliardi. La mia idea, no consiglio finanziario, no niente, è solo un'idea di un pirla vestito di giallo, è che MIM e UST flipperanno DAI. Io mi sento di dire questo, è un'idea che ho da un po' di tempo. E quindi la collaborazione, come vi dicevo, va su diversi binari. Allora, innanzitutto permettere di portare il mondo MIM su Terra, cioè il mondo Abracadabra su Terra, utilizzando come collaterale AUST, che è la UST messo a rendita su EARN. Sapete che lo depositi su EARN diventa AUST, dove la A sta per Anchor. Lo metti a collaterale su Abracadabra, minti MIM e ci fai cose, tra cui questi loop. L'unica cosa che mi spaventa e che voglio capire bene è il rischio di andare a prosciugare le riserve, le yield reserve di Anchor, facendo questi loop, cioè andando a spingere troppo sulla parte EARN senza avere la controparte borrow. Perché, vi spiego cosa intendo, su Anchor ci sono due parti in gioco, la parte che deposita e mette a rendita e la parte che chiede in prestito. Vedete che abbiamo poi una yield reserve che al momento è di 67 milioni, che è il deposito che al momento poi viene distribuito a tutti coloro che mettono in EARN. È lì, lo yield deriva da lì, questo 20%, che al momento è 20%, 19,5%. Se non ci fosse borrow, che paga ovviamente questo APR per borroware UST, e allora c'è un problema, perché quello che viene pagato a chi fa EARN supera quello che viene incassato dal protocollo da chi invece fa borrow. Ok, non bisogna alterare troppo questo equilibrio. E quindi se andiamo a generare dei loop finalizzati a massimizzare il rendimento, il mio timore, che però sono sicuro che se cioè la collaborazione è bilaterale, no? C'è Docuone e Daniele che parlano spesso su Twitter insieme. Sono certo che hanno pensato a qualcosa, sarebbe assurdo da parte di Dokwon soprattutto dire sì vieni fai pure banchetta pure sul mio yield reserve, non credo che esista una cosa del genere. E quindi
Non vedo l'ora di vederli prendere forma a questo, ok? E poi che altro? Allora, sempre parlando di questa collaborazione, vedete la possibilità di borroware meme con Luna anche, pool di liquidità con meme UST che volevano metterli su Curve, avevo visto, il cui LP tra l'altro si potrà usare per generare altri meme e così via. Insomma, ci sono un bel po' di cose in vista. E tra l'altro, guardate, una cosa che avevo retweetato proprio oggi, che mi era piaciuta veramente un sacco. Opla, la andiamo a riprendere subito. Eccola, eccola. E Popsicle Finance su Terra. Ok, Popsicle Finance ne abbiamo parlato sempre l'altro giorno, che è uno yield optimizer pro, diciamo, non il classico yield optimizer, uno yield optimizer che fa più cose, insomma, che ottimizza molto di più, e portarlo anche su Terra può voler dire andare a fare strategie avanzate di farming attraverso le piattaforme Terra utilizzando appunto Popsicle, e questo è più valore, cioè più fee generate dal protocollo Popsicle e più valore per ICE, che anche quello non lo detengo. E bene, quindi questo è un po' tutto quello che vi volevo dire oggi. Adesso io passerei la parola a voi, se non vi dispiace. Allora, l'importante è borroware cheat. Esatto, hai detto bene. Bevo un po' di acqua ghiacciata, aspetta. Cosa consigli di fare con gli ANC guadagnati dal borrow? Dipende. Dipende perché dipende da cosa vuoi fare, cioè se li vuoi holdare perché credi nel token, se vuoi soltanto liquidità, quindi dumpare subito, li puoi mettere in staking. Tra l'altro con gli ANC in staking ottieni anche alcuni airdrop, mi pare anche, com'è che si chiamava, mamma mia, c'era un airdrop, forse proprio Nexus, quello di Nexus, che danno ogni settimana per agli staker di ANC. Dipende da quello che vuoi fare. Allora, ma un Galactic Punk o un Luna Bull te lo sei preso per sfizio? No, lo ammetto, no, non l'ho preso, mea culpa. Per una rendita con rischi super bassi su stablecoin, la migliore opzione per quanto riguarda l'APY è Anchor col suo 19,5. Ma guarda, rischi, secondo me, io sono convinto di questo, come livello di rischio e rendimento, come Anchor al momento non ce n'è. Ci sono alcuni pool su Curve, alcune strategie su Curve, non male, però sono, eccoci, sono dedicate soprattutto a chi opera su Ethereum. Ad esempio su Convex, guardate che bella cosa che c'è, non so, se non mi ricordo neanche se ve l'avevo detto oppure no, c'è sull'euro. Ah, dove sei? Non era qua. EURT, eccolo. Però è molto volatile, molto variabile. Come mai Projected 279 gli hanno segato le ricompense? Finora era così alto. Beh, c'era su EURT il 40% di APY, che però adesso è destinato a calare, sembra, se non è un bug di visualizzazione. Altrimenti c'era EURS anche, eccolo, ok, vedi che è sul 30%, non è affatto male, s'appoggia al pool di Curve delle stablecoin in euro, quindi è assolutamente legit con Curve e pompato da Convex, quindi non è male neanche questo come rendimento sulle stable, però è su Ethereum, questo è un po' l'unico suo difetto. E altrimenti io sono dell'idea che Anchor è veramente il top, cioè per quanto mi riguarda è assolutamente il top. Quando potremmo borroware Sol su Anchor? Non lo so, sai, spero presto, perché quello va, andare ad aggiungere nuovo collaterale rende anche più sicura sotto un certo punto di vista la piattaforma, perché gli dà più utenti che borrowano, sono più utenti che pagano e danno yield poi da distribuire. Tutto lì. Allora, procediamo. Arciduca degli scillatori, AX Exchange, cosa ne pensi? Non lo conosco, sai, non lo conosco proprio. Non l'ho mai sentito nominare. Luca, una domanda, si può usare Binance per fare staking in Italia? Certo che sì, assolutamente, su Binance puoi fare tutto quello che vuoi in Italia, a parte i future e i derivati, quindi leve, appunto future, perpetual, opzioni, eccetera, eccetera. Puoi fare assolutamente tutto. ADA sta letteralmente crollando, ma guarda, le altcoin in generale in questo periodo stanno,
Stanno calando parecchio. Guarda la dominance come com'è e potrebbe questa essere una W, quindi potrebbe essere solo l'inizio questo, dal calo delle altcoin. Non lo so, vedete un po' voi. Io è da un po', è da quando ho visto un po' questo cross, no, delle medie mobili, ne avevamo parlato. Sono un po' titubante sul prendere posizioni in alt. Ma perché poi, appunto, con Bitcoin in una situazione del genere, cioè pronto, che sembra quasi pronto a rompere i massimi storici, se li rompe, io mi immagino che arriva un'altra stangata per le alt. Poi, sai qualcosa del FUD su Monero riguardo a Riccardo Spagni e una sua presunta collaborazione con l'Interpol nel tracciare le transazioni? Non ne so assolutamente niente, sai? Assolutamente niente. Buon momento per acquistare Luna? Ragazzi, queste domande, cioè, dipende, come faccio a dirvelo io? Dipende, io ho il mio pack, lo sapete come lavoro io su Luna, il mio pack di cui mancano 17 ingressi in 17 mesi, quindi io il prezzo manco lo guardo, anzi, io spero che dumpi il più possibile, perché così ne accumulo di più. Questa è un'ottica di lungo periodo. Io, visto che ho un pack di 20 ingressi mensili totali, 3 li ho già fatti, più scende e più il mio pack accumula di più e più sono contento. Ovvio che se avessi un long speculativo sarei più contento se salisse. È questo discorso qua, cioè bisogna contestualizzare in base a quello che si vuole fare, in base a quello che è il nostro obiettivo. Luca, cosa ne pensi dei Faucet? Come li vede il nostro Stato? I Faucet cosa sono? Quelli che regalano i Bitcoin? Lascia perdere, dai, tanto ti regalano niente, niente in tutto. Allora, seguo le tue live con patatine e birretta alla mano, grande. Volevo chiederti quale potrebbe essere il modo migliore per spostare fondi da un wallet all'altro tra exchange pagando basse fee. Convertire in Stellar e poi riconvertire, potrebbero esserci soluzioni migliori? Sì, guarda, convertire in Stellar, l'unico use case di Stellar è passare i fondi da un exchange all'altro, non esiste nessun altro use case che io sappia. No, scherzi a parte, dipende dall'exchange, perché ovviamente se sei su Binance e prelevi Bitcoin ti tirano una sassata di fee e quindi è assolutamente poco conveniente. Dipende qual è la destinazione. Se la destinazione è un altro exchange che supporta Stellar, ben venga, altrimenti se supporta lo standard TRC20, ad esempio USDT sulla rete Tron, conviene prelevare USDT sulla rete Tron, costa tipo 30 centesimi il prelievo. E l'altra cosa, beh, su FTX ad esempio i prelievi di Bitcoin sono gratuiti, è l'unico exchange che lo fa e basta. Poi, volevo chiederti, conosci il progetto HEX, Certificate of Deposit su blockchain, rendimenti annuali? Allora, guarda, me ne hanno parlato varie volte e non mi è mai piaciuto, cioè mi è sempre sembrato un po' scammy come si presentava, c'è un po' di Ponzinomics abbastanza spinte, quindi non, io ci starei lontano personalmente, non mi piace neanche un po' marketing folle, molto aggressivo. Quando vedo certe bandierine rosse, io di solito bollo già il tutto come un qualcosa che non mi piace. E poi, no, una cosa mi fa piegare in due. Una volta avevo cercato, avevo visto il loro sito e c'è tipo una pagina che si intitola proprio "Ma è uno scam?" Cioè, e ovviamente dicono di no. Se devi fare una pagina dove spieghi che non sei uno scam, c'è già qual quadra che non cosa. Ripeto, io ci starei lontano, personale opinione. Allora, Valkyrie Protocol su Terra Luna, mostruoso, occhiatina veloce. Ce l'avevo già data, un'occhiatina veloce. Allora, questo Valkyrie, tra l'altro, è il mio paradiso perché è un protocollo che premia gli scillatori. No, scherzi a parte, è un protocollo finalizzato, se non ho capito male, al coinvolgimento, al network, al marketing e quant'altro, dove si creano delle campagne, vengono create delle campagne e condividendo, facendo engagement, si ha diritto a delle ricompense. E poi c'è una fee, ovviamente, che viene utilizzata per bruciare i token, c'è molta hype intorno. È un protocollo interessante, assolutamente interessante, ma voglio vederlo un po' più integrato prima di giudicarlo definitivamente, ecco, il potenziale c'è, bisogna vedere poi come si muove e come lo sfrutta. Poi,
Ma abracadabra per ora è solo su Ethereum, ma su, no, su BSC non c'è. Su Phantom c'è qualcosa di interessante su abracadabra. Allora, il borrow, se non ricordo male, c'è già un po' dappertutto, Connect Wallet. Eccoci. Allora, beh, ovviamente su Ethereum è dove trovi di più, c'è veramente il mondo di collateralizzabile. Poi su Phantom, anche lì c'è poca roba, c'è Phantom, FTM e poco altro. Ecco, infatti FTM e FTM messo su Yearn, che quanto rende a proposito? Allora, beta Yearn Finance. Perché da poco hanno lanciato Yearn anche su Phantom, solo che non avevo mai visto gli APY perché era troppo nuovo e non erano ancora stati calcolati. Allora, Phantom. Vedi, ancora new, niente. Mi sa che gli servono almeno un paio di settimane, non lo so. Perché altrimenti è carino. Se uno vuole holdare Phantom, prende Phantom, lo wrappa, VFTM. Lo deposita su Yearn, ti renderà qualcosa. Il YVFTM lo collateralizzi qua dentro e via. E si parte. Si generano altri meme e basta. Insomma, si ha altra liquidità. Però non c'è ancora l'APY. Beh, comunque, non voglio andare off topic. Vediamo le altre chain. Avalanche, mi pare che non ci fosse praticamente nulla. No, Avax, ah, è Nemo, è vero, che pirla, c'è quello di Time e Avax stessi, che però vabbè, collateralizzare Avax, sì, ci può stare, però a sto punto forse conviene farlo su Trader Joe, che ti paga anche sì, su Banker Joe, lì, quella è la piattaforma di lending, mi confondo, e se no, sì, c'è Vmemo col suo APY del 56.400%, però insomma, stiamo parlando di un livello di rischio un pelino alto, è quello di Wonderland, se ve lo state chiedendo, su Arbitrum, non so cosa ci sia, adesso a sto punto lo scopro insieme a voi, facciamo così, secondo me il nulla cosmico qua proprio, no, ETH. Onesto, ci interessa poco e ci sono dei farm, scusate, a sto punto esploriamolo per bene tutto. Farm, questo è su Arbitrum. Un attimo, perché Meme 2 pool. Un attimo che qua c'è un plot twist. C'è un plot twist. Ma wow. Questa non la sapevo. Questa è una novità che scopriamo insieme, che abbiamo il MIM 2 CRV anche su Arbitrum, amici miei. Quindi 2 CRV vuol dire USDC, USDT. Depositare una di queste due o MIM in questo pool, l'LP su Abracadabra 43,3% di APY in spell. Però buono sapersi, è bello scoprirlo così. Vedete che ogni tanto serve anche a me fare queste guardate in diretta. Poi, e a sto punto, su Phantom l'abbiamo visto, su Avalanche c'è qualcosa di farmabile. Vediamo. No, qua non c'è niente. BSC, secondo me, quella ha lasciato un po' più in disparte, però voleva metterci, vediamo, allora, borrow. Non c'è niente, farm, non c'è niente, quindi per ora la BSC è lasciata un po' lì. Comunque, spero che vi sia piaciuto questo excursus su Abracadabra perché è stato interessante. Già che ci siamo, ho visto su Yearn, su Ethereum, che c'è anche il vault di EURS, anche qua. Su Convex era sul 30% e mi pare che anche qua, è qua il 26,5%. Convex e Yearn alla fine ormai si equiparano come rendimenti. Però per chi cerca appunto qualcosa di interessante sulle stable, stiamo parlando comunque di Curve, ecco, quindi il rischio è contenuto. Curve è comunque una delle colonne portanti della DeFi. Poi, allora, su Binance non posso più fare margin trading, no, da un po' non si può più purtroppo. E,
Sì, devi cambiare exchange se vuoi fare, devi usarne un altro. Io ho sempre difficoltà a capire come spostare i fondi. Ad esempio, molto interessante il fatto che da crypto.com si possa trasferire su Arbitrum, ma non so come fare. Ma quando tu scegli il network di prelievo ti fa scegliere Ethereum, Arbitrum e quant'altro. Come quando prelevi BNB da Binance e puoi scegliere Binance Smart Chain, è la stessa cosa. Questo è un po' il discorso. Cosa pensi delle code che ci sono state su Terra che aveva portato al blocco da parte di Binance? Il blocco era per via dell'upgrade a Columbus 5, non ci sono stati problemi particolari. Ma il 19,5 su Anchor è composto, è un APY se non ricordo male. Fammi checkare. Allora, app.anchor. Earn APY, sì, è composto, piacerebbe. Hai già parlato di Olympus DAO e il suo APY alle stelle per lo staking, cosa ne pensi? Guarda, vai a vedere Wonderland allora, se ti piace Olympus DAO. No, scherzi a parte. Allora, io faccio parte di quella fazione che gli dà una chance, cioè... C'è chi dice non è sostenibile, chi dice è un Ponzi e quant'altro. La Ponzinomics c'è tutta, diciamocelo, sia su Wonderland che su Olympus DAO. Infatti ne ho parlato nel video di Wonderland, che vi ho mostrato un po' tutti i progetti di Daniele, per l'appunto, oltre Popsicle, Abracadabra e Wonderland, per conoscenza. E Wonderland è un fork di Olympus DAO con più collaterali, con più, come dire, dinamiche, in uno stadio più primordiale, che Olympus DAO c'ha già Olympus Pro, ci sono già un po' di cose più avanti. Ve l'ho detto, c'è molta Ponzinomics, perché comunque si basa molto sul capitale che entra, sui bond che vengono acquistati e così via, e gli APY sono folli. Uno dice, come fai a sostenere un APY del genere? Infatti non sarà mai per sempre così, cioè questa è una fase di growth, no? di crescita del protocollo, e poi tendenzialmente l'APY si dovrebbe andare ad abbassare parecchio, nonché stabilizzare. Io la vedo come un esperimento, che sono curioso di vedere come andrà a finire, nel bene o nel male. Io seguo di più Wonderland perché c'è dietro Daniele, per questo motivo, perché sta facendo cose folli nel mondo DeFi, e quello che sta facendo, cioè tutto ciò che fa, veramente lo sta facendo con un obiettivo di lungo termine. Quindi io credo che ci troverà il modo di integrare, mica integrare. Detto questo, non ci ho messo un euro, ve lo ribadisco di nuovo, e non ho intenzione di farlo, perché è una piattaforma a rischio non alto di più, è un rischio folle, più infinito. Però se uno lo ragiona, cioè sono quelle cose che vanno ragionate. Abbiamo un certo tipo di rendimento, certe prospettive date comunque dal come viene gestito il progetto, cioè non è il Ponzi di turno del tipo deposita io ti do 3 per e robe del genere, no? I classici Ponzi che conosciamo tutti quanti, no? Tipo quello che inizia con la H. Ecco, quelli sono i Ponzi nonsense che sono fine a se stessi. Qui stiamo parlando invece di cercare di fare un esperimento con dietro una persona che ha già fatto tante altre cose, no? E sta cercando di integrarle. Olympus DAO è un esperimento che per ora sta andando bene, per quanto mi sembra, perché ha assorbito bene i primi flash crash, eccetera. Però, ripeto, io non ci metterei un euro, perché per me è ancora un rischio folle, e quindi capisco che l'APY alletta, e, ripeto, ragionandolo si può fare un play sensato, nel senso, io prendo un capitale a rischio, lo alloco lì. So che è capitale a rischio, so che è a rischio folle, però potrebbe essere asimmetrico il rischio rendimento se me la gioco bene. Cioè è tutto lì il fatto. È da vedere un po' come un gamble, ma è un gamble 10 volte più sensato dell'allocare capitale ad esempio su Shiba o sulle shitcoin. Cioè questo è un gamble sensato, perché le sto allocando su un protocollo che ha, volendo, una ragion d'essere. Se l'esperimento va bene potrebbe addirittura essere sostenibile, se l'esperimento va male no, chiaramente devo considerare il rischio. Quindi io spingo sempre a riflettere su questa cosa, cioè mai giudicare bianco o nero, a parte alcuni casi come i classici Ponzi che non si capisce perché ti danno 3 pere e robe del genere, ma ragionare su
cioè fare un passo in più, essere sempre full critica, cioè massima critica, però ragionare anche sul quale può essere il rendimento e quale può essere il rischio e se vale la pena fare una cosa o un'altra, senza fare all-in, senza sovraesporsi, perché altrimenti è un lavoro da pirla. Cioè se uno vede APY altissimo eccetera, boh, ci metto tutto quello che ho, e no amico mio, lì stai sbagliando grosso, ci devi mettere una somma da buttare, dici boh, questo lo butto, è il mio gamble, lo metto lì anziché metterlo su Shiba Inu. Questo è un po' il discorso. Poi allora vediamo dov'è. Allora, se apro due posizioni contemporaneamente in leva dello stesso importo su Solfarm e le borrow entrambe, poi sono neutro all'esposizione su Ray? No, non credo proprio. Direi proprio di no, ogni posizione a sé. Mi alletta molto la pool BTC su Mobius, troppo rischioso. Allora, su Mobius, adesso c'è anche il boost, tra l'altro, hanno introdotto il boost se metti in staking i mob. No, che bridge, no bridge. Stake. Allora, vediamo dov'è BTC pool 4, ma non è un granché, dai, 4,7% e future 3,09. Se è veramente così, è perché è il, ok, niente, è la percentuale di mob dedicata, 20,1% in sostanza, senza mob in stake. CBTC, VBTC, allora, CBTC è quello di Cielo, quello official, o no? Perché in tal caso, il rischio è quello di Mobius, però non è malaccio, 20%. Stavo pensando dove altro ti dà il 20% su Bitcoin, e comparando il livello di rischio, che altrimenti c'è da fare Bitcoin collaterale, borrow, stablecoin e farmo con la stablecoin. Un 20% su questo pool non è malaccio, dai. Bisogna fare attenzione perché sì, Mobius è una piattaforma più rischiosa del loro DEX ufficiale. Cioè è un po' quella l'unica cosa. Non ci farei all-in, ecco. Il livello di rischio è medio-basso, diciamo. Quindi sì, c'è da mettere in conto quello. Che ne pensi in generale di Swissborg? Guarda, Swissborg lo recensirò presto perché mi piace veramente tanto. È molto valido, tra l'altro automatizza gli APY, cioè fa in modo di ottimizzarli nel tempo senza magari doverli continuare ad abbassare, cioè in base alla domanda e all'offerta del mese te li modifica, ci sono delle campagne anche interessanti, insomma ve ne parlerò, poi è svizzero, è regolamentato, soprattutto per gli utenti europei secondo me è veramente valida come cosa, si può depositare euro. Allora, Luke, parto domani per lavorare all'estero, verrò pagato in contanti ma non aprirò nessun conto corrente in loco, come posso immettere questa liquidità sul mio ledger? Bella domanda amico mio, bella domanda. O trovi qualcuno che ti vende cripto in contanti, ma io starei molto molto attento. Secondo me ti conviene appoggiarti a un conto corrente, non saprei quale, ma non vedo tante alternative, perché prendere il ledger e infilarci dentro la banconota non funziona, mi sa. Allora, poi. C'è una guida pratica DeFi da noob sul tuo canale? No, ma sto iniziando a produrre un corso gratuito di DeFi destinato proprio a chi parte da zero e lo pubblicherò su YouTube in una decina di puntate, quindi arriverà molto presto. Molto presto, molto presto. Cos'è successo su BitMEX? Niente. La promo? Allora, riguardo la promo, il bonus di BitMEX, l'abbiamo invaso BitMEX e allora hanno detto da oggi va, no, nel senso doveva durare fino al 31/10 la promo, l'hanno finita oggi, nel senso che da oggi in poi non vale più, se ti registri, fai il trade e tutto, non c'è più il bonus, ma per chi fino a oggi l'ha fatto gli arriverà nei prossimi giorni, entro la prossima settimana per chi si è registrato
oggi, sapete, ci sono 7 giorni dopo i quali viene accreditato il bonus, quindi la pazienza ci vuole, amici miei, pazienza, arriverà, non è, nessuno vi vuole scammare, cioè, secondo voi mi metto a dirvi delle balle, cioè, non mi conviene, non è che voglio rovinarmi la reputazione, e quindi il bonus arriva, cioè, così sta scritto nei termini e condizioni di BitMEX. E chiedete al support se volete conferma ulteriore, così vedete che non l'ho inventato io e basta. E ci vuole pazienza, arriverà. Poi, allora, da oggi a mezzanotte o da ieri, mi sono registrato qualche giorno fa. Ah, e no, basta, cioè se ti sei registrato qualche giorno fa ma non hai ancora fatto niente, basta. È terminato oggi tipo alle 10 del mattino, giù di lì. Allora ragazzuoli, adesso è il momento di andare a dare un occhio a Bitcoin. Bitcoin, eccolo qua, momento grafici. Allora, sul daily, finalmente sono passato al grafico di FTX, non più di Binance Futures, perché ora le posizioni le apro su FTX. Comunque abbiamo queste due zone, 57.500 e 60.000, che sono i due livelli settimanali che abbiamo visto poco fa. Al momento ci stiamo muovendo sopra a quest'ultimo, cioè li abbiamo rotti entrambi e abbiamo fatto, possiamo dire, un equal high, alla fine siamo in zona equal high. C'è da capire adesso se vuole fare consolidiamo e partiamo, quindi una cosa di questo tipo, oppure se vuole ritornare giù, cioè se perdiamo i 60.000 vuol dire che ritorniamo giù e dobbiamo vedere dove. Quindi abbiamo come prima zona di supporto per il momento questa intorno ai 60.000, poi abbiamo i 57.500, tac, questa che è un'altra zona di supporto, quello settimanale, e questo volendo è un'area dove è longabile, 57.560. Stop loss volendo è non facilissimo, perché vi dirò di più, forse è più longabile ancora tutta questa zona, incrementando anche qua sotto, cioè fino ai 53.000. Per quale motivo? Perché di fatto qua c'è una zona, forse, esatto, anche sul settimanale, quindi mettere lo stop loss qua sotto è un po' più efficace, secondo me, da quel punto di vista. Quindi andare a cercare il long caricato qui dentro, cioè scusate, qui dentro, con stop loss qua sotto, ci sta assolutamente come posizione speculativa. E per dire che se poi torna qui giù, vedete che ha fatto un po' una punta, ha rotto questo supporto e quindi non è più quel setup lì. Chiaro è che se poi va a fare comunque un higher low, una cosa del genere, cioè non è male comunque, però è un setup differente, cioè se poi va a chiudere qua sotto e ci fa saltare lo stop loss, se poi eventualmente farà il suo higher low e tornerà qua sopra o qua, poi ci saranno i vari reclaim utilizzabili come setup. Questo è Bitcoin di fatto. Se invece va a rompere diretto, è possibile appena dippa, cioè mi immagino FOMO mode, e appena lateralizza si può andare a cercare i range low, mini lateralizza anche, quindi anche volendo sull'intraday, oppure appena inizia a fare un ritraccino, al primo ritraccino ci sta il buy the dip. Quella è un po' la strategia durante i bull market forti. Poi, per quanto riguarda invece Ethereum Bitcoin ancora maluccio, vedete, bearish retest fatto e adesso sta andando ad approdare dritto qua, la zona 005658, che è un po' l'ultimo supporto che può reggere. Se lo perdiamo facciamo un'area di top e quindi poi ci vediamo qua sotto, in sostanza 0044, che è il primo supporto sottostante. Fino a lì non ci sono livelli sufficientemente forti per andare a tenere botta, e quindi non c'è nessuna tipologia di posizione appetibile, e lo stesso direi che vale per quasi tutte le altre altcoin, cioè non c'è un altcoin che dici wow, cioè sembra bella carica da aprire una posizione, a parte Doge, no scherzo. E BNB vediamo com'è, niente in tutto, molto debole. Vale un po' per tutte, dalla prima all'ultima. Cardano, come dicevate voi, è molto debole anche lei. Addirittura adesso sta andando a cercare il low, vediamo che se fa un equal low qua sotto, molto male. Poi cosa abbiamo? Phantom
Ecco, Phantom è una delle poche che è ancora abbastanza bullish perché qua sta facendo una cosa di questo tipo ed è ancora sopra, cioè la struttura è ancora bullish, è forse una delle poche, ha fatto anche un retest, guardate, fresco fresco. Poi Luna non benissimo, vedete anche lei che sta andando ad attaccare i supporti e con buona probabilità se cioè, rompe qui la vedremo qua giù, io sono solo che contento, ma andare a cercare il long adesso non ha senso, cioè capite cosa intendo quando c'è differenza tra, quando dico che c'è differenza tra speculazione e investimento? Investimento, sei contento se scende perché tu guardi il valore intrinseco sul lungo termine, cioè pazienza, prospettiva di lungo termine. Speculazione invece, tu devi cercare il setup sul grafico e quindi non ha senso dopo un top del genere, la perdita di questo supporto, gli equal high qua giù, andare a cercare un long, cioè quali sono le probabilità per cui da qui riparte e fa nuovi massimi? Assolutamente non pari a quelle di breakdown e continuazione ribassista. Quindi o in questi casi si va a vedere i time frame sul brevissimo, setup molto aggressivi, intraday, o altrimenti si aspetta un setup migliore. Ok, questo è un po' il discorso. E quindi niente, questo è quanto in realtà. La total market cap com'è messa? Siamo in zona top, ma abbiamo fatto un all time high sulla market cap, davvero? Quando era il 15? Lunedì, domenica 17, venerdì abbiamo fatto il time high, vabbè, non conta, è un po', è fake. Comunque siamo agli equal high ed è estremamente bullish, questo lo possiamo dire. Soprattutto sul settimanale che anche lei, vedete, ha fatto il suo nuovo massimo, retest e così via. Insomma, potrebbe essere un mese molto caldo, quello di novembre, contrariamente al clima, e se diamo una spintarella in più, le carte in regola ci sono tutte. Soprattutto mi rende bullish, ve l'ho detto, il grafico settimanale, cioè sembra un breakout retest veramente da manuale. Vediamo se c'è la continuazione. Il mensile non l'ho guardato, ma è ancora presto perché siamo a metà. Però ragazzi, guardate la domanda che si è palesata non appena Bitcoin è dumpato, cioè c'è poco da fare. Dump di maggio recuperato in pochi mesi. Se non è domanda questa, non so uno cosa aspetta di vedere. Comunque, amici, questo è quanto. Io vi ringrazio di cuore per avermi seguito. Mi piace che siete sempre gasati e sempre sul pezzo e mi piace l'idea che un po' alla volta digeriamo meglio il mondo della DeFi, il mondo delle analisi, le news e ci accompagniamo, no, insieme alla scoperta di tutte le novità e della frontiera del mondo cripto, anche se è sempre molto complicato. Ve l'ho detto, adesso mi concentrerò anche sui contenuti più base, ecco, più per chi è nuovo arrivato e vuole capire la DeFi, perché lì c'è l'ostacolo grosso. Quindi arriverà a breve il corso, ve lo godrete su YouTube, ve lo potrete vedere tranquillamente. E questo anche per dimostrarvi che, nonostante abbiamo messo le formazioni a pagamento one to one, dove chi vuole, a chi non basta lo studio e i contenuti gratuiti perché non ha tempo di guardarli tutti, perché vuole essere seguito passo passo nel configurare MetaMask, nell'usare una piattaforma con videochiamata, con schermo condiviso e tutto, per quello ci sono le nostre formazioni one to one. Se vi interessano potete scriverci alla mail che vi compare ogni tanto nella chat e vi lascio in descrizione. Altrimenti, cioè questo appunto per dimostrarvi che nonostante questo i contenuti gratuiti continuano e non sono qui adesso per mettermi a vendervi solo le formazioni, anzi il mio focus è sempre sul free e vedrete che questo corso di DeFi sarà veramente ben fatto, bello e spero aiuterà più persone possibile. Detto questo, io vi saluto, noi ci rivediamo mercoledì, sempre alle 18:30, sempre sul pezzo, sempre gasati. In realtà c'è una cosa che non vi ho detto. C'è una cosa che non vi ho detto. Domani alle 21, se non ricordo male, ci vediamo da Emiliano di Afterside Crypto per una chiacchierata così in compagnia davanti a una birra, magari, e vi aspetto anche lì. Ve lo shillerò tanto domani su Telegram. Bene, con questo ho terminato. Buona serata a tutti. A domani e a mercoledì di nuovo qua. Ciao!